shorty, what you want, I got what you need. I'm all the way. Bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che entrate all'interno del canale. Siamo arrivati a giocare una nuova serie sul gioco del Tour de France 2017. Dopo aver concluso appunto il Tour de France, molti di voi mi hanno chiesto di fare altre cose con questo gioco e quindi alla fine ho deciso di portare una modalità pro team dove appunto dobbiamo raggiungere degli obiettivi fissati da uno sponsor, migliorare la squadra prendendo dei nuovi ciclisti e arrivare a giocarsi gare più importanti. Quindi io direi di iniziare questa carriera pro team facendo una nuova partita con difficoltà campione e vedere di costruire quella che è la nostra squadra. Allora, ecco, qui dice che ogni stagione bisogna scegliere uno sponsor e osservare le sue richieste per formare la squadra. Ogni sponsor ha condizioni speciali in merito alla selezione dei ciclisti e in cambio incoraggerà determinati piazzamenti aumentando i premi in denaro. Ottenendo dei buoni risultati parteciperemo a nuove gare e attrarremo nuovi sponsor guadagnandoci la possibilità di acquistare ciclisti migliori. Quindi per il momento dobbiamo dare il nome alla squadra, nome abbastanza facile, team, ok, e Profox. Quindi nasce il team Profox e ho già in mente qualche corridore, chiaramente adesso devo capire un pochettino il budget, chiaramente ho in mente corridori di seconde linee, come non top rider. Allora, qui abbiamo da scegliere lo sponsor, tra due sponsor, in quanto abbiamo super combattivo e miglior giovane. Io siccome ho in mente parecchi giovani, cioè comunque ciclisti tendenzialmente giovani, vabbè, prendiamo questo. Poi penso che a livello di soldi siano identici, vabbè, prendiamo questo. Questa è la scelta della nostra livrea e direi di scegliere la livrea azzurra, bianca e azzurra, perché sì, preferisco. Ok, ora dobbiamo scegliere i corridori. Allora, qui vedo che abbiamo un corridore di montagna, due corridori pianeggianti e alcuni invece per le tappe mosse e le tappe collinari. Allora, probabilmente con i corridori che ho in mente non riusciremo a prenderli tutti. Allora, vediamo un attimo cosa troviamo. Allora, partiamo da i corridori di montagna. Allora, sicuramente abbiamo un budget totale di 220, quindi non possiamo spendere più di 30 a corridore circa, quindi a parte che sono ancora bloccati questi, ecco, infatti sotto i 30 siamo. Allora, vediamo un attimo, avevo in mente di prendere De Plus, del che è un corridore belga che ha fatto bene al Giro d'Italia, che non vedo, Grifco, eccolo qua, 28.3, è un corridore di 22 anni e chiaramente, vabbè, però pensavo costasse di più. Dai, mi sa che possiamo riuscire a prenderlo. Allora, do un occhio. Italiani ne ho in mente qualcuno, però non per quanto riguarda, diciamo, scalatori. C'è anche il fratello di Nibali, volendo, che però sinceramente no, potendo prendere solo uno, penso che lui, il fratello di Nibali, è considerato scalatore, boh, non lo so. Vabbè, no, niente, dai, allora andiamo così. De Plus, che era qua, buono. Poi ho in mente, come italiani ho in mente Martinelli, il figlio di Giuseppe Martinelli, che è il direttore sportivo della Astana, Davide Martinelli. Ho in mente Salvatore Puccio e ho in mente un Filippo Ganna. Vediamo un attimo di trovarli. Allora, no, qua siamo sopra prezzo. Allora, vediamo se li troviamo. Gatto è fuori prezzo, Battaglino è fuori prezzo. E qualche italiano volevo prenderlo. Allora, vediamo un attimo. Montaguti, no. Puccio, 26.5, preso. Poi, ora, vediamo un attimo di prendere uno per tipo decente, perché poi ho paura che per gli ultimi dovremo prendere proprio gli ultimi, quelli che costano meno, anche se non li conosco, anche perché non è che conosco proprio tutti i ciclisti. Vediamo un attimo cosa troviamo. Ora siamo su uno che può andare bene in tappe di pianura, e Martinelli, 29.9, pensavo costasse di meno. Vabbè, Martinelli l'abbiamo preso. Poi una tappa, ora tappe collinari, poi ho in mente, vediamo un attimo cosa viene fuori. Qui siamo ancora sopra di prezzo. Ho in mente magari qualcuno, qualche fratello di qualcuno famoso, non Nibali, ma magari il fratello di Peter Sagan. Vediamo quanto costa, perché non penso costerà tantissimo.
così abbiamo anche qualche cognome famoso, anche se è solo il fratello purtroppo. Allora, vediamo un attimo. Daniel Teclaimano lo prendo. È un corridore eritreo, un corridore di colore, uno dei pochi corridori di colore, e si riconosce bene nel gruppo, è uno che ci prova sempre, uno che può essere utile nelle tappe un po' collinari. Intanto prova a prendere anche la maglia Pua di classifiche minori, di tornei, di giri minori, non certo il Giro d'Italia o il Giro di Francia, fa fatica a competere, però su corse più corte si fa rispettare. Poi, allora, vediamo un attimo, io ho detto che volevo tipo, ecco, Sagan, questo c'è, qua c'è il fratello di Sagan, c'è anche Alafaci volendo. Iniziamo a prendere il fratello di Sagan, perché ho paura, come vedete mi mancano solo 82 milioni e sono costretto a prendere poca roba. Cioè, nel senso che sono già al limite dei soldi, quindi penso che la squadra è un po' questa. I prossimi dovremo un po' limitarci a spendere di meno. Allora, anche Berane è un corridore di colore. Vabbè, abbiamo già preso Teclaimano. Ma dobbiamo scendere un po'. Benedetti. No, costa troppo. Dobbiamo scendere un attimino. Ganna non c'è. No, magari. Perché magari su questa. Non è sulle tappe collinari, ma quelle mosse. Perché qua chiaramente per ogni tipologia di corridore poi te li divide. Vediamo un attimo se troviamo Ganna. E a che prezzo. Dopodiché gli ultimi dobbiamo un po' inventarci qualcosa a livello, col poco budget che ci è rimasto. Allora, non c'è Ganna, che è giovane, parecchio giovane, dovrebbe essere del 96, che con le Dan 25, Ganna 27, lo prendiamo. Ok, e adesso vediamo un po' di inventarci qualcosa, ovvero dobbiamo inventarci qualcosa. Allora, partiamo da questi qui. Da qui, allora, andando sotto. Allora, prenderei allora, vabbè, c'è il fratello di Boanny. Questo qui è il fratello di Nasser Boanny, che è un velocista. E il fratello è un 21enne, quindi chiaramente costa poco niente. Non so cosa potrà rendere, però lo prendiamo. Poi prendiamo, e abbiamo solo 37, quindi dobbiamo spendere poco o nulla. Prendiamo questo corridore marocchino, l'ultimo, Ait El Abdia, lo prendiamo perché è quello che costa meno, comunque è un 24enne, lo prendiamo. E poi ci rimangono 22, e con 22 possiamo portare a casa poca roba, Qui come siamo messi? Chi è che conosco di questi? Grelier, Fabien Grelier dovrebbe essere. Se è lui, direi... è l'unico che conosco, quantomeno è l'unico che conosco. Dai, prendiamo Grelier, avanziamo 4 soldi e iniziamo la stagione. Ok, vabbè, la squadra è così composta: De Plu, Puccio, Sagan, Teclaimano, Martinelli, Ganna, Boanny, Grelier e Labdia. Chiaramente Boanny e Sagan sono i fratelli dei corridori più famosi, Boanny e Sagan. Allora, vediamo un po' le missioni. Posizionarci tra i primi 20 della classifica generale per essere invitati al Criterium du Dauphiné, mentre vincere la gara, boh, sarà dura. Vabbè, premi in denaro, vabbè. Io direi, allora, stiamo facendo, è una corsa a, con 3 tappe. L'ultima è una tappa di montagna e le prime due, la prima è una tappa movimentata, mentre la seconda è una cronometro con 6 km di cronometro. Vabbè, io direi di giocare la prima tappa e vedere cosa riusciamo a fare. Chiaramente non sarà come il Tour de France, in quanto il Tour de France avevamo l'Astana, avevamo Fabio Aru, avevamo un corridore, un top rider, e era più facile vincere. Oggi adesso sarà dura, perché qui è difficoltà campione, ma soprattutto la nostra squadra non è a gran livello. Allora, vediamo di iniziare e di giocare questa prima tappa. Chiaramente l'obiettivo è quello di riuscire a fare qualcosa con qualsiasi dei nostri corridori, in quanto non abbiamo corridori per vincere questa breve corsa a tappe. Qui i favoriti sono Nielsen, Trentin e Buda. Chiaramente non ci saranno, penso, contro di noi top rider, in quanto sarebbe dura giocare. Cioè, vedi, oggi il favorito è Matteo Trentin, che è un buonissimo corridore, però nel senso non ci sono proprio i top, perché sennò già noi non abbiamo una grande squadra. Ecco, qui abbiamo come obiettivo quella di Teclaimano di andare in fuga. Con Teclaimano potremmo puntare la maglia a Pua di questa competizione, quindi mandarlo in fuga oggi e mandarlo in fuga soprattutto nella terza tappa.
mentre piazzati tra i primi 25 con Sagan e Martinelli che sono in condizione pessima, ottima notizia, e anche Filippo Ganna dovrebbe andare in fuga, quindi oggi noi proviamo ad andare in fuga sia con Ganna che con Tecla e Manò. Iniziamo questa tappa, in quanto noi non siamo, siamo una squadra come se fossimo una squadra professional, cioè una squadra appena creata, una squadra sicuramente più scarsa di quelle come per esempio la Stan, il Team Sky e compagnia bella. Noi siamo quelli con la maglia blu, vi ricordo. E quindi parte l'avventura del Team Pro Fox e siamo a ruota di Matteo Trentin. Allora, è una tappa di 90 km con rifornimento a metà, quindi io direi di mandare in fuga sicuramente Filippo Ganna e dirgli di attaccare, ok? Ma potremmo mandare in fuga un altro, come per esempio questo Elabdia. Lo mandiamo in fuga e proviamo a seguirlo con Tecla Manò. Io vorrei una fuga con una decina di uomini e due o tre della mia squadra, in quanto tanto la mia squadra godrà di libertà, in quanto non è proprio piena di favoriti. Intanto c'è gente che attacca, penso. Non c'è ancora Ganna che è partito, maledetto. Beh, sarà il momento di partire con Tecla Manò, se riusciamo ad evadere dal gruppo. Ecco qui che proviamo a uscire con Tecla Manò, mentre Filippo Ganna dovrebbe attaccare, come gli ho detto. Okay, I'll follow any attack. Se ce la fa. Io gli ho detto di attaccare, intanto sono andati davanti in tre e noi siamo usciti dal gruppo con Tecla Manò. Ma adesso noi prendiamo il controllo direttamente di Ganna e partiamo anche con Ganna. Ecco che stava partendo, ma deve muoversi, andiamo a raggiungere Tecla Manò. Tocca fare tutto a mano. Io provo ad andare nelle indicazioni, sono più lenti di me. Vabbè, fa niente. Ok, Ganna sta provando a raggiungere Tecla Manò. Siamo riusciti ad evadere con due uomini, quindi ora diciamo a Tecla Manò di aspettare Ganna. Ok, e andiamo via in due, quindi in due proviamo poi. Intanto qua con Ganna siamo in tre. Ce ne sono tre davanti, si potrebbe creare una fuga di sette uomini con Tecla Manò, con Filippo Ganna, quindi due uomini. E io direi magari di tenere Tecla Manò più a ruota, di fare lavorare più Ganna. Ora potremmo provare a chiudere con, come ho detto, con sto Elabdia qui, che però è in condizione pessima. Magari è meglio con Buanni. Io voglio tre uomini in fuga, quindi oggi ci proviamo assolutamente. Tanto c'è De Blue lì a fianco. Questo, vediamo quanto è forte sto Buanni, perché avendolo pagato poco o niente. Tanto c'è un tentativo di evadere da parte del gruppo. E quindi noi proviamo a seguire questo tentativo, assolutamente. È principalmente un teammate ruler. Qui si sta provando ad uscire dal gruppo, ma mizzega che andatura che c'è qui sul gruppo. Bene così, tappa movimentata sin da subito con tutti che ci provano a uscire dal gruppo. Intanto così rischiamo di andare a prendere il gruppo di Tecla Manò. Però vabbè, pazienza, qui si spinge a manetta. Eccolo lì il gruppo di Tecla Manò che sta per essere ripreso adesso. Quindi il gruppo di Tecla Manò che rientra, cioè praticamente il gruppo ha chiuso sul tentativo di Tecla Manò, che è il momento che ci riprovi, quindi, perché io voglio andare in fuga assolutamente con Tecla Manò. Ma qui scatti e controscatti oggi, assolutamente. Ora diciamo a Ganna di seguire gli attacchi e anche a Buanni. Qui io voglio andare in fuga assolutamente, ci sono solo tre uomini davanti, ma la fuga è abbastanza chiusa. Ora ci riprova Tecla Manò. Tecla Manò prova ad andare via di nuovo dal gruppo, prova ad evadere, quindi un inizio di tappa davvero particolare. Perché il gruppo non permette una grande fuoriuscita dagli uomini. Sono solo tre uomini al comando a un minutino di distanza. Quindi qui, guarda qui, ma come stanno tirando. Si sta andando davvero a tutta. Davvero a tutta. Quindi niente, che dire. Siamo ancora nel gruppo. Stiamo provando ad uscire, ma è dura. È parecchio dura. Filippo Ganna prova a seguire l'attacco. Adesso c'è su questo strappo forse è il momento di provare ad evadere definitivamente. Con Tecla Manò che prova a seguire Filippo Ganna, al quale diciamo di fare un'andatura potente adesso, perché dobbiamo riuscire ad uscire. Ok, dai, spingi. Intanto stiamo superando il primo GPM di quarta categoria. E beh, punto, è soltanto un punto. Oggi non ci sono grandi punti per la maglia. La maglia si prende all'ultima tappa, in quanto è l'unica veramente movimentata di montagna.
Però ci stiamo provando di nuovo con Daniel De Clemano, con Filippo Ganna. Adesso proviamo ad evadere in due. Se Filippo Ganna si muove ad... ecco qui, andiamo avanti, forza. Veramente difficile evadere da questo gruppo. Con Ganna, con Buonni, ora Buonni sta provando. Prova ad attaccare, dai. Niente, dovete attaccare, si è rialzato. Intanto c'è qua di fianco Ren Tarame, ci stiamo provando ad evadere, ma non sarà facile. Siamo a ruota di Filippo Ganna che chiede un cambio, non ce la fa più. E signori miei, qui è veramente dura andare via oggi. E quindi, boh, non so, io volevo mettere un paio di uomini in fuga almeno, ma la vedo veramente dura. Comunque gruppo allungatissimo. E Daniel Teclamano ora a ruota di Filippo Ganna. È tutto un saliscendi questa tappa, quindi non c'è grande pianura. Io spero di... intanto il gruppo sia comunque spezzato, perché siamo davanti in 40 nel gruppo di Ganna, che sta dando veramente, sta spingendo a cannone. E a breve Teclamano proverà ad evadere da questo gruppo. Vediamo se riusciamo. Comunque si è spezzato il gruppo, quindi ci sono 143 corridori dietro, nel gruppo dietro, mentre qui siamo in 49 davanti, quindi l'andatura, vediamo quanti sono rimasti dei miei, sono rimasti tutti, mentre dietro proprio 149, c'è solo Buonni nel gruppo dietro, al quale non diciamo nulla, anzi diciamo di stare a ruota, però vabbè, penso sia abbastanza banale. Allora noi proviamo adesso ad evadere, ad attaccare con altri uomini. Adesso a Ganna diciamo un attimo di riposare, perché sennò qui si spreca tutto adesso. A Ganna diciamo di proteggere Teclamano e via. Ok, I'll put in a big acceleration. Allora, dovrebbe attaccare a momenti il nostro compagno. Vediamo un attimo, perché dietro poi così rientrano. Perché Ganna non fa più l'andatura. È il momento di provare ad evadere con Teclamano, perché adesso c'è un leggero rilassamento su questo gruppo. Quindi proviamo ad uscire con Daniel Teclamano. Proviamo ad andarcene, dai. Intanto dietro stanno ricomponendo. Il gruppo sta rientrando, mentre Daniel Teclamano ha provato un'azione e adesso ha una trentina di secondi di vantaggio. Mentre dietro sta provando ad evadere anche El Abdia, il nostro corridore marocchino, che speriamo riesca a entrare su Teclamano. Ma non è il momento di aspettare, in quanto adesso è il momento di recuperare sugli uomini davanti. Sarebbe buono creare un gruppo unico e provare ad andare. Teclamano spreca tanto con questa azione oggi, però io volevo fare un'azione di squadra, ma non sarà facile. Comunque nel frattempo El Abdia ha guadagnato una quarantina di secondi sul gruppo e forse ha la possibilità di rientrare su di noi. Vediamo. Allora nel frattempo Daniel Teclamano, è momento sicuramente di prendere il gel rosso e di alimentarsi per provare poi a portarci sotto su quegli uomini che sono lì avanti. Con Daniel Teclamano che al 3% prova ad allungare e prova a spingere un attimino a fondo su quelle che sono le sue energie per provare a rientrare, mentre l'Abdia è un minutino, è un po' a bagnomaria tra il gruppo e la fuga, mentre Daniel Teclamano con questa azione sta effettivamente rientrando. Intanto è un circuito quello che stiamo facendo, in quanto come vedete c'è il cartello dei 10 km all'arrivo, ma ne mancano 63, in quanto stiamo facendo un circuito e quindi passeremo sull'arrivo e studieremo anche un po' l'arrivo. Ora stiamo rientrando finalmente sulla fuga, che finalmente è riuscita ad andare via. È stata dura, quanto vi ricordo che noi non abbiamo corridori di primo livello e non sarà facile gestire queste tappe. Ora Teclamano si mette a ruota assolutamente e nel frattempo diciamo a Teclamano di stare a ruota e a El Abdia di dare tutto quello che ha, perché lo vorrei qui davanti con noi. Quindi portiamo avanti velocemente questa tappa e vediamo di capire cosa succede. Allora il gruppo è a 2.30, quindi sta recuperando, non ci lascia spazio. E la Bia sta facendo una fatica incredibile per entrare, ma forse rientra. Eccolo qui che rientra. E la Bia, quindi due corridori del team Profox davanti. Adesso possiamo sfruttare bene questa cosa. Allora dietro diciamo invece a Buonni di disturbare chi tira, per... e anche a Grelier di disturbare chi tira, ma anche a Davide Martinelli. Ok, diciamo un attimino di disturbare chi tira, mentre qui davanti proviamo a recuperare un attimino di energie e ad alimentarci. Quindi diciamo ad El Abdia di prendere assolutamente il gel adesso, ma direi a tutti di prendere il gel
Anche a quelli dietro, perché adesso c'è la zona del rifornimento, quindi... Ok, e anche a Teclemano lo prendiamo noi con Teclemano. Quindi prendiamo il gel, siamo a 1 minuto e 30 di vantaggio, quindi poco più di 1 minuto e 30, veramente poco il vantaggio della fuga sul gruppo che oggi non ha intenzione di lasciarci andare troppo avanti. Ora c'è lo scatto intermedio, a 1 km lo sprint intermedio, che non interessa granché a Daniel Teclamano, ma proviamo a seguirlo per fare qualche punto, che chiaramente può qualche punto può servirci, in quanto questa squadra prendiamo 10 punti, questa squadra non ha grande possibilità di fare grandi punteggi in tutte le classifiche, quindi qualche punto può darci qualche soldo che ci porterà magari qualche sponsor migliore nelle prossime tappe. Comunque, ora proviamo un attimino ad andare avanti, e a 2.14 il gruppo compatto di 200, di 189 corridori, mentre qui davanti siamo in 9 e ci stiamo avvicinando al momento clou della tappa, 45 km all'arrivo. Dopo il rifornimento farò dare tutto a Dell'Abbià in favore di Teclemano e della fuga, quindi lo metterò davanti a tirare al 100%. Adesso ci portiamo nella zona del rifornimento, che dovrebbe, eccoci qua, già passato al rifornimento. Allora, quindi E l'Abdia adesso deve spingere a tutta. Mi dice che sarà veramente dura, perché Teclemano è già stanco ora. Vabbè, sarà dura arrivare in fondo con Teclemano. Però noi proviamo un ritmo 100% con l'Abdia. E con Teclemano rimaniamo a ruota. Dov'è l'Abdia che va a tirare? Sta andando a tirare o no? No. Allora lo prendiamo noi e facciamo direttamente l'andatura. Quindi prendiamo l'Abdia e cerchiamo di andare davanti, mentre Teclemano deve seguire. Dai, seguimi, Teclemano, muoviti. Intanto qui siamo al GPM, che però oggi non mi interessa perché sprechiamo energie per nulla. Teclemano deve seguire Elabdia, che gli fa l'andatura. Adesso proviamo a portarci davanti a questo gruppo con Elabdia e a spingere a manetta. Quindi Elabdia, che è già un pochettino al limite, adesso deve provare a dare tutto quello che ha, alimentandosi, spingendo a cannone, sperando che Teclemano non si stacchi. Ok, andiamo. Perché in questo momento bisogna dare speranza a questa fuga. Quindi dare tutto quello che ha per l'Abdia e portare avanti questa fuga, cercando di non far lavorare Daniel Teclemano. E quindi ecco qua, siamo in 8 davanti col gruppo a 2.30. E l'Abdia sta dando fondo a quelle che sono le sue energie adesso. Quindi proviamo ad aumentare il ritmo con l'Abdia. Abbiamo ancora una decina di chilometri, secondo me, di autonomia con l'Abdia. Quindi l'idea è quello esattamente di farlo scoppiare, ma di cercare di dare fondo a quelle che sono le energie. Quindi adesso proviamo un attimino a recuperare un po' di energie, rallentando un attimo, facendoci dare dei cambi, e poi proveremo l'ultima tirata con l'Abdia, che non ha grande energia ancora a disposizione, ma l'intenzione è quella di fargli dare tutto. Adesso abbiamo fatto una buona trenata e abbiamo mantenuto il vantaggio a più di 2 minuti, quindi più di 2 minuti di vantaggio sul gruppo. E abbiamo solo poco più di 30 km al traguardo. Quindi non dico che abbiamo speranza, però comunque stiamo provando a dare una speranza a questa fuga. Anche se il gruppo è lì, il gruppo è lì e non ci lascerà grandissimo spazio. Comunque siamo per scoppiare con l'Abdia, quindi è il momento di fargli dare quel poco che ha. Anzi, non riusciamo nemmeno a portarci avanti, in quanto siamo proprio in crisi nera. E quindi perfetto. Comunque il suo l'ha fatto. Come sappiamo è un corridore, non so, che abbiamo preso a pochissimi soldi. Era il corridore che costava di meno. Quindi adesso grazie mille, ma si stacca e deve assolutamente recuperare energie. Mentre Daniel Teclamano, come vedete, è un corridore già di caratura diversa. Ha lavorato meno quest'oggi, anche se ha faticato per andare in fuga. Però diciamo che è un corridore già più affermato sicuramente di Elabdia, che non conosco personalmente, mentre Teclemano comunque è uno che si fa vedere anche nei grandi giri, partecipa ai grandi giri e prova comunque a fare il suo. Un corridore di tutto rispetto, mentre ora Elabdia si è staccato, è già una trentina di secondi, non so se rientrerà, penso proprio di no, perché era veramente al limite e soprattutto non ha più gel e non può più alimentarsi. Comunque siamo a 27 km dal traguardo, il percorso è mosso e il gruppo è composto da 190 corridori ed è 1 minuto e 45 di distanza. Quindi
Mancano 26 km. Qua siamo su uno strappetto di quarta categoria, l'ultimo GPM di quarta categoria di oggi. Poi però ci sono ancora dei saliscendi e poi si arriverà al traguardo. 25 km all'arrivo, quindi ultimi sforzi. Vediamo se questa fuga ha speranze o meno. Teclemano sta bene, assolutamente sta bene. Siamo a un chilometro dall'ultimo GPM, che come vedete è veramente una salitella molto breve, e Teclemano potrebbe andare a sprintare, ma attualmente oggi l'obiettivo è provare a capire se abbiamo speranze per la tappa. Quindi non sprechiamo troppa energia adesso con Daniel Teclemano, anche se per un solo punto abbiamo fatto bene a non sprintare per un solo punto. È l'ultima tappa dove proveremo con Teclemano o con De Plu a prendere la maglia a Poix, in quanto vincere questa corsa per noi è impossibile, come vi ho detto già dall'inizio. Comunque, qui davanti siamo in 5 più 2 che sono a 6 secondi, quindi stanno rientrando. Il gruppo è 1.49 e siamo a 21 km dal traguardo, quindi una piccola speranza la darei a questa fuga. Vediamo un attimino cosa succede. Ora, con Teclemano in effetti stiamo collaborando poco, però beh, abbiamo spinto parecchio con l'Abdia. Adesso tra un po' non so se provare un allungo solitario da parte di Teclemano, a provare a lasciare qui compagni di fuga, o provare a collaborare, perché come vedete... Ok, intanto l'Abdia si stacca anche dal gruppo compatto, in quanto non ne aveva più e quindi si stacca naturalmente. Mentre adesso, come stavo dicendo, non so se provare da solo o provare ad arrivare con il gruppo, in quanto il gruppo dietro è 1.26, abbastanza vicino, quindi forse bisognerebbe provare ad allungare, ma non a 18 km, sono ancora tanti. Adesso è il momento di alimentarsi e di prendere a fondo il gel. E adesso diciamo dietro assolutamente di... vabbè, facciamo prendere il gel a tutti. E De Plu sta bene intanto, anche Sagan, anche Ganna, che volevo in fuga con me, mentre vabbè, l'Abdia non ha più nulla da dare a questa tappa. Mentre qui disturbiamo chi tira. Ok, questi stanno sempre disturbando chi tirano. Esatto, sia Grillier, sia Bernie che Martinelli, perché l'idea è quella di provare ad andare in fondo con questa fuga. Siamo solo a 1.17, quindi sono molto vicini, mancano 17 km e adesso non stiamo andando fortissimo. Quindi con Teclemano, quando scenderà il vantaggio intorno al minuto, quindi a breve, io proverò o un allungo o comunque un cambio di ritmo, perché con questo ritmo il gruppo rinviene facilmente su di noi. Siamo a 16 km dal traguardo, un minuto di vantaggio sul gruppo da parte della fuga. Ecco un minuto, quindi adesso è il momento di aumentare l'andatura con Teclemano. Io proverei proprio a lasciarli qui tutti e vedere cosa succede. In quanto ora Daniel Teclemano sta provando un allungo, quindi allungo di Daniel Teclemano su questo saliscendi, vediamo cosa succede. Il gruppo sta arrivando, non c'è speranza oggi, non c'è speranza, ma noi è lecito provarci. È lecito provarci assolutamente. Ci stiamo provando con Daniel Teclemano. Abbiamo sgretolato la fuga e il gruppo è una cinquantina di secondi ora. Vediamo un attimo, perché 13 km a tutta, non so se possiamo reggerli, ma quantomeno è lecito provarci per dare spettacolo in questa prima tappa con Daniel Teclemano che sta avanti a tutti. Esaltante l'azione di Teclemano, che però forse farebbe bene aspettare due contrattaccanti, perché in due sono rimasti abbastanza vicini. Quindi adesso proviamo a rallentare un pochettino l'andatura con Daniel Teclemano ed aspettare quantomeno un uomo. Intanto il gruppo è sempre una cinquantina di secondi. Adesso Daniel Teclemano sta un attimino rifiatando. Siamo in due in quanto è rientrato De Backer e siamo in due. Ora dovrebbe darmi un cambio. Intanto il gruppo 30 secondi, niente, dobbiamo per forza riaumentare l'andatura, perché con questa andatura il gruppo ha ripreso tutti gli uomini di fuga, esclusi Daniel Teclemano e De Backer. Ora prova Daniel Teclemano in questo tratto di discesa a spingere a fondo. Ha lasciato lì De Backer, questa è una buona cosa. Siamo a 10 km, questa volta sì, dal traguardo. Sono tanti, sono troppi per noi, ma il gruppo è a 26 secondi, mentre De Backer è a 10 secondi. Quindi Teclemano solitario al comando a meno di 10 km dal traguardo. Ci stiamo provando, non so se sarà sufficiente, ma è lecito provarci con Daniel Teclemano. Buona l'azione di Teclemano, buona l'azione di Teclemano, che ora prova a rilanciare l'andatura a 60 km all'ora. Stiamo volando in leggera discesa. Teclemano che spinge a fondo, 20 secondi sul gruppo che ha ripreso anche De Backer. Attenzione, perché il gruppo è veramente qui.
È veramente qui, dobbiamo spingere adesso a tutta con Dyna e Tecla Manu, il gruppo a tutta che sta provando a rinvenire su Tecla Manu. 7 km al traguardo, verranno a prenderci a meno 5, suppongo. Intanto recuperiamo un pochettino, usiamo l'ultimo gel, il gel rosso, quello dello scatto. Siamo sempre a 20 secondi con un Tecla Manu che adesso su una leggera salita sta andando a 35 km orari. Mentre il gruppo è sempre una ventina di secondi, quindi ci stanno tenendo semplicemente lì. Ma siamo a meno 5.8 km, penso che ci riprenderanno entro i 4-3 km, non credo che ci lasceranno all'ultimo chilometro, però in volata sicuramente, anche se è una volata in cui, cioè, si arriva leggermente in salita, quindi non ma stiamo scoppiando, attenzione, stiamo scoppiando con Dyna e Tecla Manu, dobbiamo rallentare un attimino l'andatura. Purtroppo questa azione è destinata a concludersi qui, quindi Tecla Manu sta per essere ripreso, 13 secondi, 12 secondi, stanno venendo a riprenderci assolutamente e proviamo l'ultimo a lungo, ma ormai sono davvero qui. Tecla Manu sta scoppiando, quindi esatto, ci riaccodiamo e ora vediamo un attimo, magari prendiamo Sagan, che sembra stare bene, che è nelle prime posizioni, e proviamo una lunga. Allora, Tecla Manu, poverino, ha dato tutto e non ce l'ha fatta, siamo stati ripresi comunque a meno 3 km, quindi bene, bene, cioè abbiamo fatto bene. Ora proviamo una lunga con Jurai Sagan, che è il fratello di Peter Sagan, e proviamo un allungo con il fratello di Peter Sagan, Jurai Sagan, che prova a dare fondo alle sue energie con Jurai Sagan, che prova, attenzione, prova l'allungo Jurai Sagan, ma viene, ci fregano, in volata ci fregano, non ha più energie per scattare Jurai Sagan, che comunque porta a casa un piazzamento interessante. Ci abbiamo provato in questa prima tappa con Dyna e Tecla Manu e con Jurai Sagan, abbiamo provato un allungo all'ultimo chilometro, ma chiaramente non avevamo il gel, stavo provando a riprendere il gel per provare a scattare nuovamente, ma la volata non si è fatta sorprendere, quindi un Jurai Sagan che conclude settimo questa prima tappa, quindi un buonissimo piazzamento. E mentre vabbè, la classifica si vedrà praticamente all'ultima tappa, perché è quella, anche se la prossima è una cronometro. E vabbè, io direi che per questa prima tappa è assolutamente tutto. E fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate della squadra che ho costruito. Chiaramente col budget che avevo non è che si poteva fare granché, però abbiamo cercato un mix tra corridori, fratelli di corridori famosi come Sagan e come Buanni, e un mix di corridori italiani o discreti come The Blue e Tecla Manu, che a me piacciono parecchio personalmente. E chiaramente Grelli e Labbia sono un po' dei contorni, che però se otterremo dei soldi e degli sponsor migliori più avanti, chiaramente sostituiremo con corridori di livello superiore. Comunque, se non vi siete ancora iscritti, fatelo, mettete mi piace a questo video per supportare la serie. Vi ricordo che siccome fino al 15 di agosto non potrò registrare video, questi video usciranno una volta ogni settimana, o comunque sotto nella descrizione vi scriverò quando uscirà il prossimo video, ok? Quindi un saluto a tutti, non fartelo raccontare, alla prossima, ciao!